tutta una farsa, la crisi e l'addio di Luca e Soleil era già preparato? Ecco cosa è uscito fuori foto, video. Luca Onestini e Soleil Sorge, era tutta una farsa? Non soltanto i fan del GF VIP hanno supposto che l'addio in diretta tra Luca Onestini e Soleil Sorge fosse una farsa. Anche Cecilia Rodriguez ha contribuito ad alimentare le polemiche quando si è fatta scappare, parlando con Geremias e Veronica Angeloni, che sapeva che sarebbe successo. Prima di diffondere il gossip all'interno della casa, Cecilia ha voluto prendere in disparte, ma le telecamere arrivano ovunque, Luca Onestini a cui ha confessato. Io sapevo già da tempo che tu sentivi Giulia. E sapevo anche che sarebbe successo questo, me lo avevano detto. La domanda sorge spontanea, chi aveva spifferato tutto alla piccola Rodriguez e come faceva a conoscere le mosse del GF VIP in anticipo? Il dubbio rimane, ma viene in parte fugato da un dato di fatto a dir poco sospetto. Molti spettatori sono convinti che Luca Onestini e Soleil Sorge, insieme al fratello di lui Gianmarco, stiano recitando una vera e propria farsa poiché farebbero parte della stessa agenzia. La crisi e l'addio consumato a distanza sarebbero dei tentativi per cavalcare l'onda della popolarità e far parlare di sé. Inoltre la reazione dell'ex tronista che ha gridato in diretta "Non voglio dare soddisfazione a nessuno, io resto qua" quando Larry Blasi gli ha offerto la possibilità di autoeliminarsi dal gioco per chiarire con la Sorge sarebbe la mossa giusta per passare da vittima e arrivare in finale. Difficile capire come stanno le cose, certo è che se Cecilia Rodriguez sapeva tutto su Luca Onestini, Soleil Sorge e la loro crisi, qualcosa di preparato a tavolino potrebbe esserci davvero.